Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattiz e bentornati sul mio canale. Da come avete letto dal titolo ragazzi, siamo finalmente ritornati su Clash of Clans. Se mi seguite da circa novembre, dicembre, di sicuro sapete già che sul mio canale sono stati portati dei video di questo gioco. Comunque per tutti i nuovi iscritti a cui piace Clash of Clans, ragazzi, eccomi qui finalmente tornato su Clash. Tramite il nuovo aggiornamento che credo tutti sappiate che uscirà e che rivoluzionerà totalmente il gioco, mi è tornata la voglia di giocare. Infatti in questi giorni non nascondo che sto nerdando come un malato e faccio circa 3 milioni di risorse al giorno. Quindi niente ragazzi, io ci tengo veramente tantissimo a questo ritorno su Clash e spero che ci teniate tantissimo anche voi in questi nuovi video che usciranno e in delle serie che creerò, che vi spiegherò durante il video. Quindi ragazzi, se volete anche voi nuovi video di Clash of Clans, vi invito a raggiungere gli 85 mi piace per questo video. Visto che è comunque un nuovo gioco, possiamo considerarlo, ci tengo tantissimo a raggiungere i like richiesti, perché se vedo che non c'è tantissimo interesse ragazzi, io ci continuo a giocare da solo, ma evito di portarlo su YouTube. Ci tengo a sottolineare che questa è la seconda volta che registro questo video, perché ragazzi, Mattiz uguale sfiga. Comunque ragazzi, eccoci tornati sul mio bellissimo villaggio. Quanto mi mancava vederlo su YouTube, che poi io ci sto giocando, però voi lo state vedendo su YouTube. Cosa ho fatto nel video che poi si è cancellato? Innanzitutto avevo 6 milioni di oro e di elisir e un costruttore libero, quindi sono andato a potenziare questa bellissima torre dell'arciere a livello 12 e ho potenziato queste mura. Ho fatto tipo 5 mura a livello. Sto puntando con l'elisir a fare tutte le mura al 9. Devo potenziarle, diciamo che sono molto importanti. Comunque ragazzi, il villaggio sta crescendo in una maniera assurda. Se vi ricordate comunque il periodo di dicembre, diciamo che non è cambiato molto, però sono state potenziate un bel po' di difese e soprattutto le mura. Ragazzi, diciamo che questo episodio introduttivo vi spiegherò un po' di cose dell'aggiornamento e un po' del mio villaggio, quindi mi raccomando, vedete tutto il video, anche se non ci sarà un vero e proprio obiettivo in questo episodio. Di potenziamenti ragazzi, abbiamo la regina degli arcieri a livello 20 finalmente. Eccola qui, la sto potenziando a livello 20, che terminerà tra 3 giorni. Tra 5 giorni abbiamo un'altra torre dello stregone a livello 9, che è proprio questa qui. La settimana prossima, tra l'altro, farò l'ultima a livello 9. Poi abbiamo due torri dell'arciere e la caserma nera per sbloccare i bocciatori. Infatti ragazzi, stanno uscendo non quotidianamente ma quasi dei video dove tramite questa barca qui, che è stata aggiunta da circa una settimana, la prima volta che l'ho vista io giuro che mi sono spaventato, si sta ipotizzando un nuovo villaggio. Ebbene sì ragazzi, si pensa che tramite questa barca si potrà accedere a un nuovo villaggio o comunque a un qualcosa di nuovo, che a mio parere non sarà un vero e proprio villaggio, perché a mio parere avere due villaggi sarebbe un po' una cavolata, ecco. Adesso vi dico la mia: tramite questa barca si potrà accedere in una zona dove si potranno fare tipo delle mini sfide o appunto nuove modalità per rendere meno noioso il gioco, perché magari, che ne so, mentre state aspettando le truppe vi andate tramite questa barca alla nuova modalità che vi farà fare qualcosa di nuovo che non ne ho idea. Tramite quella specie di sneak peek si ipotizzano delle nuove truppe e delle nuove modalità, da come vi ho detto io appunto. A mio parere hanno fatto una cosa molto ma molto furba, perché diciamo che con l'aggiornamento del TH11 fatto l'anno scorso, ovviamente non dico che ha rivoluzionato il gioco, ma ha comunque aumentato una grandissima parte del gioco, diciamo che l'ha allungato di un bel po'. Solo che i TH8, TH10 ci sono vicini, ma i TH7, 8, cosa gliene frega del municipio all'11 in questo momento? E quindi a mio parere la Supercell, per accontentare un po' tutti, anche la gente che ha appena iniziato, sta facendo appunto questa roba qui del nuovo aggiornamento, che a mio parere farà tornare a giocare moltissime persone, compreso me tra l'altro. Mi sa che non sapremo mai come sarebbe andata. Parlando del mio villaggio, non sono andato molto avanti. Un'altra cosa importantissima che volevo dirvi ragazzi è che è stato creato un nuovo clan, perché sì, quello creato a dicembre del canale, diciamo che sono diventati tutti inattivi, quindi era inutile continuare lì. Questa volta ragazzi mi dispiace, ma non sarà accessibile a tutti, perché
abbiamo preso la questione di Clash of Clans come una cosa abbastanza seria. Quindi, per chi volesse entrare, il clan si chiama 777 Team. Adesso la solita immaginazione ce l'abbiamo solo noi. Saranno accettati solamente gente con municipio all'otto maxato o quasi, con tutte le truppe al massimo e le difese al massimo e le mura almeno a livello quasi 8, TH9 ben messi e TH10 ben messi e ovviamente anche municipi 11. Entrate esclusivamente se siete capaci ad attaccare in war e soprattutto se siete disposti a fare molte war durante la settimana. Se non siete disposti a fare questo, vi consiglio di non entrare perché poi verrete espulsi. Diciamo che vogliamo far arrivare questo clan a livelli abbastanza alti, diciamo. Comunque tranquilli che se i video di Clash of Clans andranno bene, verrà creato anche un altro clan dove potranno entrare anche i TH2, per dire. Basta che c'è divertimento. Diciamo che questo sarà il clan serio per le war e robe del genere. E poi ci sarà un clan per il divertimento. Mi raccomando, voi fate richiesta e niente, noi speriamo di fare buone war insieme a voi. Comunque ho 75.000 di Elisir Nero, che non sono per niente da sottovalutare, e già vi avviso che potenzierò il municipio, detto anche Re Barbaro, a livello 21, che costerà 95.000 di Elisir Nero. Ah ragazzi, una cosa veramente importantissima, mi sono scordato, la dovevo dire anche prima. Se ovviamente questi video di Clash of Clans andranno bene, avrò intenzione anche di creare una serie principale di Clash of Clans. Cosa intendo con serie principale? I video di Clash dove mostro i nuovi aggiornamenti, dove mostro le nuove tecniche d'attacco, dove faccio i nuovi eventi. Che tra l'altro uscirà l'evento incantesimo tra 13 ore, che non mi interessa, ma vabbè. Ci saranno sempre, però verranno alternati a una serie di Clash of Clans. Io al momento non so cosa vi interessa di Clash perché l'ho iniziato adesso a portare sul canale, quindi non so i vostri gusti, tipo se volete vedere più video di un genere che di un altro. Ragazzi, io vi chiedo cortesemente di scrivere nei commenti che serie avete in mente per il canale. Io, ragazzi, le serie più innovative e più fattibili, diciamo, e che piacciono soprattutto a me, le porterò e ringrazio tutti quelli che commenteranno. Ragazzi, fatelo perché è importantissimo. Io, ragazzi, vi do una mia opinione su una serie che potrebbe essere veramente bella. Sarebbe una specie di Road to Max, quindi dove io andrò a completare il mio municipio al 10 con tutte le cose al massimo, solo che in ogni episodio sarete voi a decidere cosa io devo potenziare nei video successivi. Ad esempio, io faccio un video, arrivo a 6 milioni di oro, ad esempio, e vi metto il sondaggio in alto a destra, se non sbaglio, dove scrivo potenzio la, due punti, Torre dello Stregone, Tesla, Arco X, difesa aerea, e voi ragazzi dovete dirmi cosa potenziare, ed io nell'episodio successivo potenzierò in live la cosa che è stata più votata. A mio parere potrebbe essere una cosa bellissima perché mi permetterà anche a me di interagire con voi. Quindi ragazzi, io spero veramente che questa serie vi piaccia. Se è così, ragazzi, commentate qui sotto scrivendo sì, fai la serie del Road to Max dove saremo noi a maxare il tuo villaggio. Nel caso avete altre idee abbastanza carine, commentate qui sotto, mi raccomando, ci tengo tantissimo. Ah, e 85 like per questo video, ovviamente. Perfetto, ragazzi, io direi di andare a cercare il nostro avversario da attaccare. Oh mio Dio, quante risorse ha questo, ma non gliele fregherò mai. Intanto vi spiego un po' la mia tattica d'attacco, ma perché sto trovando tutta sta gente fortissima? Allora ragazzi, io attacco con la solita barbari e arcieri, è la tattica che uso praticamente da quando ho iniziato a giocare e non la sostituirò mai, perché a mio parere è la tattica migliore di questo gioco e mi faccio risorse assurde, ragazzi, assurde. Diciamo che in sti giorni sto facendo circa 20.000 di elisir nero al giorno e circa 3 milioni di oro elisir. Esercito composto unicamente da barbari arcieri divisi in due. Adesso vi faccio vedere il genere di villaggio che dovete attaccare perché diciamo che questa tattica, essendo molto economica, ha bisogno di trovare villaggi abbastanza mirati. Cosa intendo con mirati? Nel senso che sono molto specifici i villaggi da trovare, che adesso vi mostrerò. Ah, comunque un'altra serie che avevo in mente, ragazzi, una serie dove vi mostro gli attacchi che faremo durante le war.
e dove mostrerò anche i vostri attacchi che farete in war. Quindi niente, fatemi sapere tra queste serie quella che può essere più interessante a vostro parere, non so. Una volta maxato il TH10, quindi una volta terminata la ipotetica serie che potremmo iniziare sul canale, partirà la serie a mio parere più seria e più bella del canale. Eh sì, sto parlando della scalata per Titano. Dovete sapere che il mio record è campione, non sono mai arrivato a Titano e spero di arrivarci. E il mio obiettivo sarebbe quello di portare degli episodi di scalata dove appunto scaleremo le varie leghe in live. E spero che questa cosa possa piacervi perché, boh, secondo me salire sempre più in alto sarà bellissimo, soprattutto con il vostro supporto e con i consigli che mi darete nei commenti. Quindi, ragazzi, diciamo che già stanno nascendo un sacco di cose da poter portare oltre ai video del nuovo aggiornamento. Non dimentichiamoci la cosa fondamentale che sarà l'aggiornamento. Cercherò di portare un video il giorno dopo l'aggiornamento, ragazzi. Io spero di riuscire e di fare in tempo. Oddio, ragazzi. Finalmente, trovato. Questi sono i villaggi che dobbiamo attaccare. Che genere di villaggio sono? Oddio, ragazzi, diciamo che sto villaggio è al limite perché ha le difese scarse, però l'obiettivo sarebbe quello di trovare le miniere, gli estrattori e le trivelle proprio fuori dalle mura, così da avere un attacco abbastanza sicuro. Questo ce le ha dentro le miniere, solo che ha difese da TH5, quindi ragazzi, io direi di attaccarlo. Tecnica fondamentale è quella di mettere i barbari ad arco, quindi di circondare totalmente il villaggio e in seguito mettere gli arcieri ad arco. Stessa identica cosa, ragazzi, mettiamo gli arcieri ad arco e non ci resta altro che sperare. E nel caso tipo rimanga, che ne so, una miniera non distrutta, arriveranno il re barbaro e la regina degli arcieri, che in questo momento non ho, a pulire il tutto. Qui è rimasta una miniera che andiamo a distruggere subito. Ragazzi, diciamo che bisognerebbe puntare a fare il 50% per appunto prendere il bottino che molti sottovalutano, dicono ma a me che mi frega del bottino giornaliero. Ragazzi, sono 160.000 di oro cioè, nella mia lega e 500 di elisir nero che sono tantissimi ogni giorno, eh. E la cosa bella, adesso io faccio il 50% e termino, perfetto. La cosa bella è che potrete conservarli nella tesoreria e io il castello, ad esempio, lo tengo sempre al centro del villaggio ed è imprendibile dagli avversari. Quindi, ragazzi, potrete avere, diciamo, un quinto deposito, possiamo dire. Nello scorso video che ho registrato e che è andato totalmente perduto, ho raccolto dalla tesoreria tutte le risorse perché era diventata piena. Ragazzi, in quel video ho raccolto 2 milioni di oro di elisir e 3.000 di nero. 270.000 d'oro di elisir. Raga, a chi dice che barbari arcieri è una tattica inutile perché sono troppo scarsi? Ecco la mia risposta. Comunque, la cosa bellissima è che adesso io potrei fare un secondo attacco perché queste truppe si fanno in una maniera velocissima. Quindi è fantastico, io adesso metto ad addestrare velocemente altre truppe che si fanno in circa 10 minuti e si può fare tanta roba. Ragazzi, io direi che ci siamo tantissimo. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, raggiungiamo gli 85 mi piace, so che ce la possiamo fare per questo ritorno su Clash of Clans, ci tengo tantissimo, ragazzi. Commentate qui sotto la serie che vorreste vedere nel canale, datemi consigli se siete più forti di me o se ne capite qualcosa del gioco. Passate sui social che trovate in descrizione e niente, ciao ragazzi!